Parere in favorevole, favorevole. Chiedo scusa. Perfetto, così rimane. Sisto rimane invece contrario. Onorevole Costantino? Favorevole. Favorevole. Governo? Contrario. Contrario. Lo pongo in votazione, il 16.2, Dadone. Contrario Commissione, contrario Governo, favorevole 5 Stelle, contrario Forza Italia, contrario Sinistra Italiana, votazione aperta. Chi è che non riesce a votare? D'Ambrosio. Chi altro? Nessun altro. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 83 favorevoli, 244 contrari, la Camera respinge. Adesso siamo alla votazione dell'articolo 16. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Chi non riesce a votare? Capelli. Kronbichler, Capelli, Tartaglione. Chi altro? Ancora Capelli. Capelli. Bene, mi pare che abbiano votato tutti. No, Carrescia. Chi altro? Nessun altro. Dichiaro chiusa la votazione. 210 favorevoli, 108 contrari, la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Ha chiesto di illustrare il proprio ordine del giorno il Vicepresidente Baldelli. Prego, è il numero 6. Grazie Presidente Di Maio. Vede Presidente Di Maio, questa è una strana legislatura che non solo non ha visto uscire una maggioranza chiara dalle urne, e già questo è qualcosa di singolare, ma è una legislatura in cui in senso unilaterale una maggioranza che non è quella uscita dalle urne, ma che è frutto di una, diciamo, di una geometria variabile che si è verificata nel corso del tempo, ha deciso unilateralmente di modificare alcuni paletti fondamentali della convivenza di questo Paese. La Costituzione, la legge elettorale,